5 entrate segrete che i tuoi amici non troveranno mai. Minecraft è pieno di pericoli, nemici potentissimi pronti a distruggerti men che non si dica. Come sempre costruisci la tua casa, la fai bella, cerchi di farla incredibile e poi arriva lui. Il Griefer, sì, proprio lui, quello che arriva ti distrugge tutto, ti distrugge la base, il grano, il raccolto e poi ti brucia anche la casa, dopo il danno anche la beffa. Adesso basta con queste persone. Oggi basta dire addio al duro lavoro. Ehi, bella faccia, stai pensando a quello che penso io? Cominciamo dalla 1, la base di lava. Per questa base di lava avremo bisogno di qualcosa di molto caldo, come ad esempio la lava. La lava è un elemento incredibile di Minecraft e può essere usato per la tua base segreta. Stai attento a non bruciarti. Ti serviranno tantissimi secchi per raccogliere la lava. Bella faccia, sì. Adesso calmati, eh. Ehi. Prima di tutto, svuota la lava. Benissimo. Dopodiché, devi fare un buco di 2x2, mettere dei cartelli e posizionare l'acqua, in modo tale che la lava non ti caschi sopra la testa. Dopodiché, inizia a creare la tua fantastica base. Mi raccomando, falla molto nascosta, non deve essere tanto grande. Però puoi decorarla come meglio credi. Io, ad esempio, ho utilizzato questi blocchi gialli. Sono molto carini. Perfetto, bella faccia. Hai creato una base con i fiocchi. Sono fiero di te. Una volta completato il tutto, rimetti la lava al proprio posto. Sarà invisibile la tua base segreta. Stai attento a non bruciarti però, eh. Perfetto, ora facciamo un piccolo test. Buttiamoci dentro! Wow, è proprio una base incredibile. Nessuno scoprirà mai che qua sotto c'è un tesoro. Mi raccomando, ora fai molta attenzione. Ehi, eccolo lì! È quel tizio che t'ha distrutto la base! Stai attento a non farti scoprire! Scappa! Wow! Non ha sospettato di nulla! L'hai proprio trollato alla grande! Base numero 2. Beh, la prima base è stata un successone. Sei contento, bella faccia? Hai fatto proprio un ottimo lavoro. Hai imparato qualcosa da questa lezione? Come immaginavo. Questa casa all'apparenza può sembrare una casa indifesa, piena di risorse. Invece sarà la base trappola per trollare i tuoi amici. Non sospetterà nulla questo nabbo. Dietro il quadro si nasconde un buco e ad aspettarlo ci sarà la lava. Non è stato molto furbo e non è stata una buona idea entrare dentro questa base. Bene, bella faccia, fai vedere il passaggio segreto, forza! Incredibile questa base, hai creato proprio un gioiellino questa volta. È bastato solo un quadro a far cascare quel nabbo dentro la tua trappola. Sei stato proprio un genio. Beh, ok, bella faccia, adesso basta festeggiare. Ma come mai quel letto è rosso e blu? Base numero 3. Se conosci un villaggio nelle vicinanze, puoi usarlo per creare un'altra fantastica base segreta per trollare i tuoi amici. Ci sono tanti villager, quindi cerca di farteli amici. Ecco, questa è una casa perfetta. Mi raccomando, cerca di fare amicizia con gli abitanti del luogo. Corri, corri, bella faccia!
Basterà gettare un qualsiasi oggetto sopra quel cubo, in modo tale che la tramozza assorba l'oggetto e ti catapulti di sotto, nella tua base segreta. Perfetto, sei al sicuro? Fai attenzione però. Questo nabbo non sospetterà di niente. Ma dove è andato, bella faccia? Dove sarà mai andato? Puoi adoperare anche un'uscita di riserva per scappare se c'è qualche pericolo che incombe. Scappa, bella faccia, scappa! L'hai proprio trollato alla grande! Base numero 4. Le caverne sono ricche di tesori, ma sono anche un ottimo stratagemma per creare una casa con i fiocchi. Se nel tuo mondo ci sono delle cascate di lava, allora questa base fa il caso tuo. Puoi adoperare un carrello da miniera per entrare nella tua base. Nessuno sospetterà mai nulla. E la tua base rimarrà completamente invisibile. Crea una base grande, piccola, media, un magazzino, un ripostiglio, un dormitorio, quello che vuoi. Bella faccia, cosa stai facendo? Qualcosa di enorme come sempre, vero? Beh, con questa tattica nessuno ti troverà mai. Buonanotte, bella faccia, te lo sei meritato. Base numero 5. I ghiacciai sono delle lande desolate. Nessuno ci è quasi mai arrivato in questi posti gelidi. E potrebbe essere un ottimo posto per creare una base segreta. L'unica cosa che ci serve è uno di questi ghiacciai giganteschi. Bella faccia, mi raccomando, hai portato una coperta? Qui fa molto freddo. Fai molta attenzione perché i ghiacciai sono identici e ci metterai poco a non ricordarti dov'è la tua base. Una volta trovata la tua base, basterà mettere un carrello da miniera all'interno, nasconderlo con un po' di neve e il gioco è fatto. Utilizza delle scale per salire fino in cima e una volta arrivato la tua casa sarà perfetta. Sì, bella faccia, è un pochettino stretta. Sicuramente non potrai fare un party. Ragazzi, con questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like per un prossimo video e noi ci vediamo domani.